La partita è anticipata al sabato perché il giorno dopo è Pasqua. Fra Campobasso e Cremonese finisce 1-1. La Cremonese, come all'andata, esprime un buon calcio. Nel primo tempo il Campobasso si avvicina al bersaglio, ma nella ripresa Viganò approfitta di un buon passaggio di Bonomi e segna da pochi passi con un buon intuito. Il Campobasso rincorre e nella finale, ad un minuto dal termine, favorito da un'autorete di Garzilli su un calcio di punizione battuto da Ciarlantini, riesce a cogliere un pareggio, tra l'altro anche molto meritato.